Ed eccoci qui amici di Chef in Cucina, bentornati in Oriente, ma in realtà siamo ad Avezzano da Mamma Rossa insieme al nostro Francesco D'Alessandro, sous chef di questo meraviglioso ristorante, e insieme alla nostra Maki Fukuoka, chef nipponica trapiantata a Roma, oggi in Abruzzo per trasmetterci il sapere della cucina nipponica. Stiamo facendo veramente un bel viaggio, vero? Un bel percorso, grazie soprattutto, ecco, noi lo diciamo sempre, al padrone di casa, Franco Franciosi, che ci ha permesso, ovviamente, grazie anche alle sue amicizie, alle sue conoscenze, di fare questo bellissimo percorso che sicuramente avrà un seguito molto importante. Speriamo. Allora, Maki, sì. Che ci presenti oggi? Oggi facciamo insalata di patate e topinambur alla salsa orientale. Dai! Sì, utilizziamo di locale. Ok, ok. Benissimo, tra l'altro questa mi sembra, così a lume di naso, anche una ricetta senza glutine. Senza glutine, quindi una ricetta perfetta anche per i nostri amici celiaci. Io ci tengo sempre a sottolineare questa cosa perché molto spesso chi ha questa problematica poi, sai, si pone sempre il problema: posso mangiare o non posso mangiare? E vedo che nella cucina orientale, anche in quella cinese, veramente se ne utilizza poco. Infatti, questa mi sembra proprio una ricetta anche molto sana. Sì. Allora, presentaci gli ingredienti. Sì. Tanto prima ho tagliato topinambur, sì, a julienne. Okay. Poi patate, e questa è un cottura un po' particolare, senso che alessa solo 2 minuti. Okay. Con un po' di messo e sale. Quindi vengono lessate solamente per 2 minuti con un po' di, sì, sale. Per, okay, lasciare croccantezza. Ok. Okay. E poi questo unisce tutto insieme. Poi lo torniamo, avvolgiamo con il salmone affumicato. Quindi adesso prepariamo la salsa orientale. Sì, benissimo, sì. Sono curiosa. Vai, inizia. Maki, ma questo piatto praticamente viene mangiato in Giappone come antipasto, come piatto unico? Cioè, come viene utilizzato? Se poco porzione, antipasto. Antipasto, ok. Se di più, secondo piatto. Secondo piatto. Ah, ok. Come... un po' come facciamo anche qui, sì, da noi. Vero. Bene. Allora, salsa orientale. Questo è pesto di sesamo. Ah, ok. Quindi... pesto di sesamo, questo, sì, deve essere molto intenso come, sì, gusto. Sì. Di, okay, pesto di sesamo. Sì, pesto di sesamo. Salsa, poi, orientale. Sì. E zucchero di canna. Sì. Poi mettiamo salsa di soia. Fino qua tutto un cucchiaio. Un cucchiaino. Sì, tanto poi comunque noi, i nostri amici telespettatori, trovano il riepilogo degli ingredienti a fine puntata, sì, in grafica, quindi... Allora, importante che all'inizio con poco liquido mescoliamo bene i pesto, altrimenti non ne mescola bene. Ok. Quindi all'inizio con pochi liquidi. Ah, ok, quindi per far amalgamare bene il pesto dobbiamo utilizzare pochi liquidi, sì, all'inizio. Poi mettiamo altri ingredienti. Allora, qui aceto bianco. Sì. Questa è la salsa orientale che immagino, Francesco, venga utilizzata poi anche per diversi piatti, insomma, è una base importante. Poi una salsa che si utilizza per il condimento di più preparazioni. Loro hanno molte salse e basi che poi usano. Sì, che bello, che bello, veramente è un tuffo proprio in una cultura diversa. Allora aggiungiamo olio di sesamo. Olio di sesamo? Perché è molto profumato. Prima volta che mi capita di vedere l'olio di sesamo. È buonissimo. Voglio sentire di che cosa, sì, odora. Sembra un po' tostato, no? Cavoli, hai ragione! Wow! Senti! Un odore veramente intenso. Poi magari qualcuno che, solo essendo olio di sesamo un po' forte, quindi mettiamo anche olio di oliva. Siamo in Abruzzo, sì, ma sì, mettiamo. Mettiamo. In Giappone lo utilizzate l'olio d'oliva? Sì, poi è un'isola, anche produce. Veramente? Sì. Ah, non sapevo. Anche ultimamente anche olive dolce? Sì. Sì, anche olive dolce. Dai. Sì. Vedi? Quante affinità ci sono con queste cose. È vero, non ce l'aspettiamo, invece devo dire che ci sono proprio dei punti in comune. Sì. È una cosa molto bella. Poi mettiamo
due pizzichi di sale. Salsa orientale. Sì. Allora uniamo a questo punto due ingredienti. Quindi mettiamo le patate che ricordiamo abbiamo praticamente sbollentato per soli 2 minuti e poi le abbiamo tagliate a fettine sottili. Sì, giusto. Poi topinambur. Meglio che lasciate la buccia perché con la buccia è più buono. È più buono, ok. Secondo me. Il topinambur invece non le abbiamo fatto niente. L'abbiamo... No, solo tagliato e lasciato basta. un pochino... nell'acqua normale. Ok. Poi una volta ma che ti piace la cucina italiana? Sì, tanto. Ti piace? Io anche faccio la pasta. Veramente? Tocine, tortellini. Bravissima, Maki. Ravioli. Beh, ravioli sei esperta però, perché i ravioli si fanno anche nella vostra cucina. Sì, è vero. Allora, questo è quasi è carbonara, pronto. Carbonara. Sì, carbonara, poi amatriciana. La prossima volta ti facciamo fare una ricetta italiana. Allora, vediamo se la sai. Mettiamo alla prova la nostra chef giapponese. Vediamo se è giusto. Ma io credo di sì, sei bravissima. Poi mettiamo un po' di sesamo tostato. Poi in realtà chi non mangia il pesce anche può mangiare potete così. Mangiare così. Ok. Oggi invece facciamo... Quanto mi piace Maki quando prende quelle bacchette. Vediamo se ci riesco. Ci riesci. Perché scappa. Posso prendere, utilizzare mani? Certo, devi utilizzare mani. Noi lo diciamo sempre. In cucina, cioè, lo strumento del quale non possiamo fare a meno sono proprio le mani. Se ci riesco. Ma come no? Impiattiamo anche con l'aiuto di mani. Allora, questo... Le mani sono importantissime in cucina, vero Francesco? Sì. Fondamentale. Io giro anche le cose in padella bollente con le mani. Sì. Davvero, ho perso la sensibilità. C'ho questo vizio di fare tutto con le mani. Dipende dal sensibilità. Al posto della pinza vado, tac, oramai con una scioltezza che te lo dico a fare. Cioè. Quindi. Ma che bello! Se ci riesco prendo un po' di salsa. Beh, comunque devo dire che la leggerezza è la parola chiave della cucina nipponica. Ma si vede, loro sono in formissima. Sono guarda Maki. Magrissimi. Guarda Maki, non è vero che mangia le fettuccine, Maki. Ah sì, per ultimo, questo è topinambur fritto e chips. Sì. Così anche la croccantezza è diversa. Che bello, Maki, questo piatto, bellissimo. Quindi abbiamo preso il topinambur, l'abbiamo tagliato sottilmente e l'abbiamo fritto, niente sì, di più. Niente di più, semplice. E che bello, la semplicità è proprio una caratteristica. Ebbene, Maki, grazie per questo grazie piatto. Grazie mille. Grazie per essere stata insieme a noi e per insegnarci i segreti della tua cucina. Grazie. Grazie, Jennifer. A te. Grazie. Francesco, chiudiamo con il saluto giapponese oggi? Okay. Andiamo? Sayonara. Emorroidi. Stitichezza e le problematiche collegate con eccesso di consumo di cibi raffinati possono essere migliorati attraverso consumo di legumi, acqua e alta assunzione di verdura e ortaggi.